bentornati su questo canale. Io sono Clara e oggi mi scuso innanzitutto per lo sfondo pessimo che ci sarà in questo video, ma ho stirato e non ho messo in ordine le cose e me ne sono accorta solo adesso. Comunque, in questo video voglio mostrarvi ciò che faccio nelle giornate di pioggia. Adesso vi faccio vedere. Ok, oggi il tempo è veramente pessimo. Sta piovendo, non so se riuscite a sentire la pioggia. Ok, c'è pioggia, umido, la giornata fa veramente pena e niente, quando ci sono queste giornate e devo lavare i capelli perché i capelli sono sporchi, uso alcuni prodotti e li asciugo in un determinato modo per far sì che appunto i capelli non si vadano ad increspare per colpa dell'umidità, per colpa della pioggia. Adesso questo è il risultato finale della piega, perché io li ho già asciugati e vado ad applicare un pump, proprio uno di numero, di olio ai semi di lino sulle lunghezze per concludere la piega. Adesso vi spiego velocemente i prodotti che uso e poi vi lascio invece alle clip di come realizzo la piega. Allora, come prima cosa vado a fare un impacco pre-shampoo e cerco di tenerlo il più possibile su. Per l'impacco utilizzo l'olio alla rosa moschetta e l'olio di ricino. Questo è un impacco che faccio sempre, non soltanto quando fuori piove, ed è un impacco che mi aiuta molto a gestire il crespo. Quando ci sono queste giornate e ho la possibilità di tenerlo in posa a lungo, lo tengo in posa a lungo, anche 4-5 ore. Adesso mi rendo conto che non tutti hanno la possibilità di tenere in posa così tanto un olio, ma in questo caso potreste metterlo la notte, indossare una cuffia e tenerlo in posa tutta la notte. Per quanto riguarda invece lo shampoo, al momento sto usando la linea dupe della Garnier Fructis, che potete trovare al Lidl. Questo shampoo lo uso in combinazione con il suo balsamo. Io non uso solitamente il balsamo, uso generalmente una maschera, ma nelle giornate di pioggia, invece di fare una maschera, applico il balsamo. Questo perché il balsamo rende i capelli più pesanti e di conseguenza aiuta a gestire, a domare meglio il crespo. Di solito non lo uso perché preferisco usare una maschera che, a differenza di un balsamo, ha delle proprietà ricostituenti per il capello, mentre il balsamo serve unicamente per districare. Quindi cerco di evitarlo, però nelle giornate così lo uso. Bene, questi sono i prodotti che uso. Come potete vedere non uso niente di speciale. Adesso vi lascio alle clip nelle quali realizzo la piega. Ci tengo a dire che avendo la possibilità di usare sia Supersonic che Airwrap, li utilizzo in combo. Nulla vi vieta di utilizzare solo uno dei due, perché il segreto è quello di lavorare benissimo ogni ciocca, lavorarla benissimo. Altra cosa, non ci ho messo 2 ore, ma ci ho messo 30 minuti. Ecco, ci tengo a dirlo. Questa è la lunghezza dei miei capelli e per asciugarli, con tutti i passaggi che ho fatto, ci ho messo 30 minuti, compreso anche il girare il video, quindi generalmente di minuti ce ne metto 20, ok? È abbastanza veloce una volta che avete preso manualità. Come prodotti per lo styling vado ad utilizzare un termoprotettore, nello specifico io sto usando questo qua di Balea, mi trovo molto bene. Vado ad applicarlo su tutti i capelli e con un pettine poi per distribuirlo uniformemente. E poi vado ad applicare questo siero Avon, che
è, a parer mio, il siero migliore per i miei capelli, per ridurre il crespo, per eliminarlo. Ne basta veramente poco. Io lo vado ad applicare sulle lunghezze, non sulla cute, mi raccomando, perché è comunque un siero oleoso. Con 4 pump riesco a gestire benissimo il crespo. Anche in questo caso vado a spazzolare per distribuire uniformemente il prodotto. Procedo adesso con l'asciugatura. Per asciugarli inizio utilizzando il beccuccio, questo del Supersonic, quello più largo, e inizio ad asciugarli in modo molto grossolano, concentrandomi in particolare sulla cute. In modo grossolano i capelli, cambio beccuccio e vado ad applicare il beccuccio concentratore, quello più stretto. Per utilizzare questo beccuccio vado però a dividere i capelli in sezioni in modo da riuscire a concentrare in modo migliore il flusso d'aria sulla cute, perché è appunto questa la zona che, rimanendo umida, si va maggiormente ad increspare. E procedo così, insomma, per tutta la testa, in modo da assicurare la maggiore asciugatura possibile alla cute. Adesso li ridivido i capelli e vado a passare l'accessorio per i baby hair. Lo faccio su tutta la testa. Dyson Airwrap con la spazzola lisciante forte. Questa è una cosa che faccio esclusivamente perché il tempo fuori fa schifo e quindi ho bisogno di lavorare il capello maggiormente. In una giornata normale o uso solo il Supersonic o uso solo l'Airwrap. Quindi spazzola lisciante forte, massimo calore e forza dell'aria a 2, e procedo per sezioni a lisciarli, concentrandomi sempre bene sulla radice perché devo essere sicura al 100% che sia asciutta, altrimenti si increspano. Per concludere, vado a dare una passata con il getto di aria fredda. Procedo a sezioni. Dando su tutta la testa un getto di aria fredda con L-Wrap, però adesso voglio andare a ripassare il Supersonic con l'accessorio per il finish, proprio per andare a fissare tutti i baby hair che potrebbero andare per i fatti loro non appena entreranno a contatto con l'aria umida che c'è fuori casa. Come se dentro casa avessimo un clima asciutto. Lavoro prima la radice, aria a 2 e calore a 2, e poi lavoro le punte. E per finire vado con un getto di aria fredda su tutta la testa. Bene, non siamo ancora giunti alla fine di questo video, anche se io adesso vi saluto, perché dopo vi lascerò le clip di come saranno i capelli questa sera e come saranno i capelli poi domani.
domani mattina o comunque nei prossimi giorni, per vedere se effettivamente questo metodo ha funzionato e sono riuscita a gestire il crespo, o se questo metodo è un totale fallimento e quindi i miei capelli saranno una criniera nel momento in cui metterò il piede fuori di casa. Ovviamente quando uscirò, perché adesso devo uscire, non uscirò così, ma metterò su un cappuccio o un cappello per cercare di proteggere i capelli dalla pioggia, perché se prendono la pioggia si increspano. Grazie per aver visto questo video, spero che in qualche modo possa esservi stato utile. Io noi ci vediamo nel prossimo, ciao! Sono le 22 e i capelli mi sembra che abbiano tenuto perfettamente alla pioggia. Sta continuando ancora a piovere, non so se si riesce a sentire, probabilmente no. Comunque non mi posso assolutamente lamentare di come ha tenuto la piega. Ovvio, le punte sono un attimino più mosse, ma ci sta. E però non si sono increspati, che era quello il mio obiettivo. Allora, giorno 2, questi sono i capelli dopo la notte. Devo dire che hanno resistito bene. Ovviamente non sono lisci come se avessi passato una piastra, del resto non ho passato una piastra, ma comunque non sono crespi e direi che, visto il tempo che c'è anche oggi, come risultato è eccellente.